Oggi sono contento perché vado a fare una zuppa. Io quando faccio le zuppe sono sempre felice, ma questa è molto particolare. È una zuppa rumena che si chiama ciorba de burta ed è assolutamente fantastica, ma qui bisogna essere professionisti del godimento zuppesco perché davvero è fantastica. Allora, la prima cosa che va fatta, perché è lunghetta, ci vogliono una serie di passaggi che vanno fatti, la prima cosa che va fatta è quella di scottare la trippa e gli ossi buchi. Quindi, partendo dalla trippa tagliata, non tagliata a striscioline, ma tagliata a cubotti e a cubotti, a rettangoli piuttosto grandi, li andiamo a cuocere in acqua bollente e aggiungiamo anche gli ossi buchi. Non c'è bisogno di tenere l'acqua al bollore violentissimo, si copre e ora si lascia portare avanti la cottura per almeno un'ora e mezzo. Durante la cottura si formerà quella schiumetta, voi toglietela tranquillamente. Ci vediamo fra un'ora e mezza. Abbiamo cotto per un'ora e mezzo la trippa e gli ossi buchi, bel bollore ora vivace, e ci si va aggiungere le verdure, carote, sedano rapa diviso in pezzi e le cipolle. Piccolo suggerimento, non togliete la parte superiore, in questo modo vi rimangono integre. Però si può fare anche a meno e spesso rimangono integre ugualmente. Metto le cipolle, copro nuovamente e ora si fa cuocere per almeno altri 30 minuti. Ci vediamo fra 30 minuti. Ci siamo, a dire la verità ho spento il fuoco già da un po' e ora si scola tutto, verdure e carne. Cerco di scolarla il più possibile ovviamente perché così si raffredda anche un po'. Quando si dice osso buco, qui è rimasto solo, brucia, è rimasto solo l'osso col buco. Ora si va a affettare finemente e a rendere a cubetti la carne, affettare finemente la trippa e a cubetti la carne che è rimasta dell'osso buco. Ok, e ora vado a grattugiare la carota. Questo pezzo di carota che rimane, se no rischio di grattugiarmi le dita, me lo mangio. Metto però, prima di mangiarmi la carota, metto un pochino d'olio in questo padellino. Lo faccio scaldare bene. E metto la carota grattugiata a sfrigolare nell'olio. E ora si fa andare a fuoco non altissimo, altrimenti si rischia di bruciare, per 2-3 minuti. Nel frattempo mi vado a occupare dei peperoni. Peperoni sott'aceto che vado a tagliare a cubettini piccolini. Ecco, spengo il fuoco, sono passati 2-3 minuti. Praticamente lo vedete come se fossero quasi sciolte completamente, quindi abbiamo creato una sorta di olio alla carota, carotene puro. Proseguiamo. Siamo quasi arrivati alla fine, però ancora qualcosina c'è da fare. Panna acida, tuorli e faccio incorporare bene. Ora trasferisco tutto in una bacinella più grande, perché così riesco a muovermi con più facilità. Ora che cosa devo fare? Devo prendere un pochino di brodo e metterlo in questo composto, in modo tale a far alzare piano piano la temperatura, altrimenti il rischio è che si stracci immediatamente. Ecco,
Lo sentite anche toccando con la mano il bordo della ciotola che si sta piano piano scaldando. E questa è una cosa importante, cioè quello di alzare la temperatura in modo tale che non ci sia uno shock eccessivamente violento. Proseguiamo pezzettino per pezzettino. A questo punto mettiamo gli ulteriori ingredienti all'interno della ricetta. Aglio lo spremo all'interno del brodo. Rimetto la carne, giro bene, aggiungo l'aceto, ora vado a mettere il composto di uova, lo uova e panna acida, non solo uova, giro bene, è un colore assolutamente improponibile. Regolo di sale. Sale non l'abbiamo messo per niente, quindi va assolutamente messo. Assaggio. Manca il sale. Ho messo troppo poco. Anche perché, giustamente, essendoci la panna, poi si perde la panna acida. Comunque è sempre qualcosa che spenge la parte salina. Aggiungo l'olio carotoso e aggiungo i peperoni. Qualcuno me le tengo perché me le voglio mettere nella mia ciotola. E ora mi preparo il piatto. Ovviamente sono andato a pescare in fondo per prendere la carne. Mi ero tenuto da parte dei pezzettini di peperone. E io ci aggiungo, anche se non è assolutamente una cosa che è obbligatoria in questa ricetta, ma ci sta bene, dei fiocchi di peperoncino piccante. Questo è il momento più bello, il momento dell'assaggio. Giro un po' e parto proprio dalla trippa, però ci voglio tutto dentro, ci voglio il peperone, ci voglio il sughettino, ci voglio tutto. Ha ragione di essere famosa, che è proprio buona. C'è un unico difetto. Questo peperoncino pizzica troppo, no? A parte questo, forse il sale avrei dovuto dosarlo meglio, ma insomma, il sale è del tutto soggettivo. È veramente, veramente buona. Talmente buona che mi porto via il piatto. Ciao!